Il Tower Bridge di Londra è un ponte mobile, nonché uno dei simboli più noti della capitale inglese. Quando venne costruito, era il più grande al mondo. Un sistema di pompaggio a vapore faceva alzare e abbassare il ponte. Oggi il meccanismo viene azionato elettricamente, ma i vecchi motori a vapore sono esposti per i visitatori. Il vecchio sistema era così tecnologicamente avanzato ed efficace che bastava solo un minuto per sollevare le parti mobili alla massima angolazione di 86 gradi. Il ponte venne costruito tra il 1886 e il 1894. Con la mole delle torri raggiunge i 65 metri di altezza per una lunghezza totale di 244 metri. Gli architetti che lo progettarono sono Sir Horace Jones e Sir John Wolfe Barry. I materiali che lo compongono sono acciaio, granito della Cornovaglia e pietra di Portland. Con il meccanismo originale, le parti mobili venivano sollevate in due fasi. L'energia di due motori a vapore da 300 cavalli veniva trasformata in pressione idraulica, sfruttata poi per sollevare le parti mobili. Ma l'intera operazione sarebbe durata parecchi minuti, bloccando il passaggio delle navi e il traffico pedonale e veicolare sul ponte. La soluzione fu un accumulatore, una sorta di batteria che immagazzinava l'energia idraulica. L'accumulatore venne montato in cima a una torre. Da lì veniva abbassato per rilasciare una quantità di energia sufficiente per sollevare le parti mobili in meno di un minuto. Le torri conferiscono al ponte il suo profilo fiabesco, ma in realtà hanno una funzione importante. Le due campate laterali sono ponti sospesi. Le torri sono progettate per resistere alle forze esercitate dalle sezioni sospese. Il ponte poggia su due moli massicci composti da 70.000 tonnellate di cemento. L'acciaio delle torri e dei camminamenti è rivestito in pietra per sottolinearne l'aspetto di fortezza e per proteggere l'acciaio. Alcune curiosità. Il ponte venne progettato con un passaggio pedonale sopraelevato, utilizzabile anche con il ponte rialzato, ma venne chiuso nel 1910 perché poco utilizzato. Fu riaperto nel 1982, quando il nuovo passaggio pedonale coperto, parte della Tower Bridge Exhibition, consentiva di ammirare un panorama superbo di Londra e del Tamigi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!